È accaduto. L'era Britney sembra aver fatto ritorno. Qualcuno si chiederà il senso di queste parole. Ebbene, siamo in tanti a ricordare di come la popstar americana tenesse in braccio il proprio bebè, per un piede, a testa in giù. Adesso sembra proprio che si sia ripresentata un'altra mamma VIP, definita duramente dalla rete come incosciente. Il primo a scagliarsi contro di lei è stato il super personaggio televisivo, che tra i commenti della foto incriminata, quella in cui la mamma VIP tiene male il bebè, ha scritto di tutto e di più: non è così che si tiene un bambino in braccio. I tuoi milioni di follower non dovrebbero essere incoraggiati a fare lo stesso. Felice di darti alcuni consigli se ne hai bisogno. Ma non è certo stato l'unico, perché a seguire in tanti si sono scagliati contro la giovane mamma, modella che, per la prima volta, ha dato prova di essere piuttosto insofferente ai commenti altrui sulla sua vita privata, e chi non lo sarebbe? Ha annunciato l'arrivo del suo primo figlio insieme al marito, Sebastian Bellar McClard. I due fin da subito hanno specificato di non voler dare indicazioni riguardanti il sesso del bebè. Quando io e mio marito diciamo agli amici che sono incinta, dopo le congratulazioni la loro prima domanda dopo è quasi sempre: sapete se maschio o femmina? A noi piace rispondere che non sapremo il sesso fino a quando nostro figlio non avrà compiuto 18 anni e che poi ce lo farà sapere. Le persone sorridono, ma questo nasconde una verità importante: non abbiamo idea di chi o che cosa stia crescendo nella mia pancia, ha specificato la top model. È tornata presto a sfoggiare un fisico a dir poco fenomenale. Sui social in tanti l'hanno criticata per aver messo in mostra le sue curve bollenti a poche settimane dal parto e persino ha mostrato la sua incredulità di fronte ad una delle foto della modella. Ma Emily esiste e come? E non per niente fa la modella.